Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sempre a far così io, non so perché. Allora, stamattina la giornata era iniziata nì, ma poi adesso Sara mi ha mandato un video che adesso poi vi faccio vedere, che mi serviva, sì. È una cosa spiritosa, eh? Oh, e c'è il babau, sì. È una cosa spiritosa, però mi serviva proprio pensare che poi alla fine sono fortunata, quindi non mi devo lamentare, e, cioè nel senso devo sorridere, no? Per tutte le cose che ho e non pensare purtroppo solo a quelle che non ho, che poi alla fine quella che mi fa star giù e che mi dà dei momenti un po' così è lui. Passerà col tempo, però adesso ogni tanto ci sono giorni in cui c'è talmente tanto da fare che la giornata scivola via e non ci penso, e giornate invece magari in cui ci penso un po' di più e quindi magari mi fermo e non riesco ad andare avanti perché comunque la mancanza si fa sentire, benché non è che ci vedessimo tutti i giorni o comunque fossimo in quel rapporto, che so, padre e figlia in cui ci sentivamo tutti i giorni o così, però comunque il fatto che proprio non c'è più, che non lo rivedrò più e tutte queste cose qua messe assieme sono pesanti. E niente, quindi adesso vi lascio il video che mi ha mandato Sara, che lei è eccezionale. Ieri poverina l'ho fatta preoccupare perché appunto essendo una giornata un po' così, non ho scritto, non mi sono sentita con nessuno, non avevo voglia. E lei si è preoccupata, poi alla fine ieri sera, che diciamo andava leggermente meglio, le ho risposto e lei mi fa: mi sono preoccupata tantissimo. Scusa, Sara. Però purtroppo succede. Comunque adesso vi lascio questo video carino che mi ha mandato lei e da vedere, poi comunque continuiamo la giornata insieme, io e voi. Perché tanto di cose da fare qui, ce ne sono sempre tantissime. Già. Questi qui sono i vestiti di Maurizio da portare su, però devo dire che con questa didattica a distanza, se già le cose prima mi erano difficili farle per via di Pia, perché se loro fossero a scuola io potrei muovermi in casa limitatamente, perché comunque ho Pia, quindi ogni volta che devo andare su me la devo portare dietro, stare attenta che non scappa visto che c'è la scala. Adesso con loro di sopra che non posso salire è ancora peggio. Quindi niente, vabbè. Pensiamo positivo, ci sono tante altre cose da fare qui da basso che la metà basta. E niente, vi lascio questo piccolo video e ci vediamo più tardi.
I bambini al pulmino. Oggi è una bella giornata, però. Adesso vi faccio venire. Ogni giorno è ora di preparare il pranzo. Sono andata, come avete visto, a prendere i bambini. Adesso prepariamo il risotto con i piselli per la felicità di Giana. Allora, faccio andare in padella con un po' d'olio la pancetta con tre spicchi d'aglio che appena dorano bisogna levarli. Poi trito una cipolla e la aggiungo alla pancetta. Io ho preso gli spicchi d'aglio e li ho tagliati a pezzettini piccoli e li ho aggiunti alla pancetta. E poi, per finire, ho aggiunto i piselli. A questo punto si fa cuocere il risotto normalmente e poi si va ad aggiungere pancetta e piselli, formaggio ed eccolo pronto. Ora, per cena non si vede tanto perché, ma qui c'è il minestrone che bolle, lo passo poi e stasera passato di verdura e poi dopo stracchino. E poi adesso vi faccio vedere che cosa abbiamo comprato. Sembra che ha una faccia. Qua, occhi, naso, bocca. Quanto mi dà fastidio quella macchia. Non avete idea, ma non so proprio come eliminarla. Comunque, la cucina è a posto e quindi adesso io vi saluto. E ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!